Un'alchimia semplice, ma ricca e molto golosa. Ciocco, prepariamo un caffè. Bene, la ricetta è molto semplice. Basta avere un blender, aggiungere due porzioni di gelato, quindi bastano due palline. Un espresso. E poi, per dare un pizzico di aroma, potete aggiungere un po' di liquore al caffè. Ne bastano 10 ml, non di più. Agganciamo e andiamo a mixarlo per più o meno 10-15 secondi. Bene, la ricetta è quasi finita, basta solo aggiungere direttamente il prodotto nel bicchiere. Poi alla fine, per dare un tocco di freschezza, vi consiglio di aggiungere un piccolo pezzettino di limone. Servirà anche un po' a aromatizzare la ricetta. Buonissimo! Si abbina bene con la polpetta che ho appena mangiato.